Salve a tutti e bentornati in un altro video. Finalmente, dico finalmente, sono riuscita a registrare dopo tanto 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 tempo. Ma come avete potuto vedere ci sono state le vacanze, pure dopo, pure al rientro non me la sentivo proprio di registrare, ero troppo stanca, avevo troppe cose da fare. E questo mese di agosto io ho finito veramente tante tante cose, ma come potete vedere in questi giorni attraverso i vlog, io sono stata 15 giorni in vacanza e quindi ho finito tanta roba anche lì, ma ovviamente non ho riportato gli involucri indietro, altrimenti se l'avessi fatto per registrare un altro video ci sarebbe voluto un bagaglio in più, veramente solo per gli involucri vuoti. Ma senza perdere tempo, io comincerei subito. Nonostante io vi faccia vedere solo i prodotti che ho consumato qui a Napoli, qui a casa mia, sono abbastanza, nonostante siano solo quelli di casa. Allora, per prima cosa, mio marito ha finito la sua solita lacca, che è la Dixon Nouvelle Ellen Air Spray fissaggio forte. Questa qui la trova al prezzo di 4,50 euro presso i fornitori di parrucchieri ed estetiste. La usa già il suo barbiere, quindi diciamo, gli è stata consigliata da lui, la usa da anni e si trova benissimo. Poi un pacco di copri spazzolini, questi sono della marca Vesuvio e li trovo al Despar, se non mi sbaglio, li ho presi da Pilato, adesso non mi ricordo. Un dentifricio della marca Selex, il White Plus. Non c'è male, questo l'ho trovato, se non mi sbaglio, al Sisa, non mi ricordo bene, è al prezzo di un poco meno di un euro, più o meno, niente di che. Poi ho finito due colluttori Gengimed, i soliti che io uso, già sapete perché. Poi un pacco da tre spazzolini di Colgate, mi sembra, non ricordo quanto li ho pagati tutti e tre. Li prendo sempre da Pilato, ma comunque pochissimo. Un altro colluttorio, soltanto questo qui è Pasta del Capitano. Poi questa lacca qui di Sien, questa qui è l'unica cosa che sono riuscita a portarmi dalla Sicilia. Questa l'ha usata sempre mio marito in vacanza, è una mini size, una travel size della lacca Sien Volume Spray. Si è trovato non benissimo, di più, infatti appena possibile vogliamo andare in un punto vendita Lidl per poterne fare scorta. Credo ci sia anche la full size, non ne ho idea. Questo dentifricio, il mio solito bianco non stop dell'antica erboristeria, mi piace molto. Poi il mio deodorante preferito del periodo, l'avete potuto vedere nel video dei preferiti del periodo, il Felce Azzurra Benessere Deo Spray con Argan. Eccolo qua, ve lo faccio rivedere, è veramente top. Lo devo assolutamente ricomprare, mi piace da impazzire, ma pensate, questo deodorante dura veramente tantissimo, veramente tantissimo. A differenza del suo fratellino, adesso lo trovo, eccolo qua, al muschio bianco. Questo qui, ahimè, non mi è piaciuto, non dura nulla. Il profumo si sente poco, dura neanche mezz'ora e stai, punto e da capo. Mentre questo qua dura tutto il giorno, ma sia come efficacia, tra virgolette, antibatterica, non ti fa sentire la puzza di sudore e niente. Invece questo qua è un flop completo, non mi è piaciuto. Eppure sono della stessa linea, chi lo sa cosa li differenzia. Vabbè, sto facendo un casino. Ma sì, vai con i rumori dei miei casini, Poi un pacco di Lines e Notte con Ali, questi qua. Poi sì, uno shampoo Restivoil antiforfora, questo qui. Questo lo uso da parecchio tempo e mi trovo benissimo. Poi questo lo tengo nell'involucro, ma è il Quasar Bagno. Eccolo, ve lo faccio vedere. Già sapete la mia opinione personale, li compro e li ricompro e bla bla bla.
Nivea Love Sunshine, doccia gel, mi sono trovata da Dio, profuma e si sente ancora, profuma tantissimo, ti lascia la pelle morbidissima e non te la secca. Quindi per usarlo d'estate, quando ci si espone al sole, top. Poi un pacco di carta igienica Scottex, questa qui, semplice. Pulito completo. Poi un chili gel, questo qua. Poi un dentifricio da borsetta, pasta del capitano. Voi sapete che ce l'ho sempre in borsa per pulire il bite, per lavarmi i denti anche fuori casa, bla bla bla. Un pacco di lamette Big Comfort 3, queste qui pare le ho trovate al Despar tanto tempo fa. Un altro dentifricio pasta del capitano, così, mini size. Poi, due scrub viso di Elan Genova con noccioli di mandorle dolci. Questo qua, come ben sapete, l'ho trovato un po' di tempo fa, metto qui il link. Li ho trovati in un giornale, mi sembra più sani e più belli, ora non mi ricordo, al prezzo di 1,50 euro con tutta la rivista, forse anche meno. Poi ho terminato questa maschera super idratante energizzante di Garnier Skin Active Hydra Bomb. Mi è piaciuta da morire, veramente molto molto valida, la ricomprerò sicuramente. Poi ho finito il mio latte dopo sole Equilibra all'aloe vera, ragazzi, spettacolare. Profuma tantissimo, si sente ancora. Questo mi sembra l'ho trovato in una rivista. Sì, però non mi ricordo quale. Quindi con tutta la rivista l'ho pagato veramente poco e niente, perché mi sembra l'ho visto a prezzo intero nei supermercati e costicchia. Poi ho terminato un Dermomed Zenzero e Ibisco. Insomma, non lo pre come profumazione non la preferisco. Poi un Pino Silvestre gocce l'argan, questo veramente è stata una bella scoperta. L'ho trovato, mi sembra, al Despar qualche tempo fa e finalmente sono riuscita ad usarlo, mi è piaciuto. Poi un pacco doppio di Linesteta Ultra, di questi qua. Poi un altro colluttorio, deodorante Borotalco con odor converter, questo qua, questa profumazione qua, i sali marini. La profumazione non mi garba tanto, però l'efficacia ci sta, veramente veramente top. E poi uno dei miei dentifrici preferiti, Menta Dent C-Fresh colluttorio. Ok, è tutto, spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Se vi fa piacere mettete like al video, commentate, iscrivetevi al mio canale. Se vi fa piacere attivate la campanella per le notifiche in modo da non perdere nessun altro video. E se vi fa piacere iscrivetevi ai miei social, Instagram, Facebook e Google Plus, vi metto i link nell'info box. E che dire, io vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video, ciao!